Bene, eccoci qua. La preparazione di Gigi continua. Terzo allenamento. Quindi l'organizzazione base rimane: c'è il riscaldamento, c'è il lavoro di core stability, c'è il lavoro di muscolazione. Il lavoro di core stability è stato implementato anche su due decubiti, quindi ci sarà plancia orizzontale, plancia verticale, plancia su due decubiti. Sempre un occhio di riguardo per quanto concerne la tripla attivazione presa in prestito dell'alto rendimento, quindi contrazione volontaria massima tra e coordinata tra gran dorsale, addominali, glutei, così la sfumatura in più di spingere la lingua sulla parte alta del pupparato. Questo per evitare, mi è stato chiesto perché il fatto della lingua, per evitare un'eccessiva contrazione della mandibola. Quindi plancia e muscolazione. Per quanto riguarda il discorso di muscolazione, l'elemento di indipendenza è cresciuto. C'è sempre questa difficoltà nel dissociare il movimento del singolo scapolare nelle sue diverse fasi e nei suoi diversi movimenti. Nello specifico c'è una difficoltà nel regolare la retro e l'anteposizione della spalla e il movimento di campanello, in italiano non mi ricordo, il campaneo delle scapole. Quindi tra il lavoro di plancia e il lavoro di muscolazione sono stati fatti determinati esercizi presi in prestito all'allenamento per la cuffia dei rotatori. Perché? Problemi alla cuffia non ce n'è. Perché ho scelto questi esercizi? Perché mi permettono intanto di preparare e di predisporre meglio l'articolazione a quello che sarà poi il lavoro, ma anche indirettamente mi permette di migliorare il controllo di questa zona del singolo scapolo omerale e di prendere coscienza dell'attivazione di questi muscoli. Stiamo parlando di un soggetto con un'anteposizione abbastanza pronunciata e la difficoltà nel dissociare il movimento delle spalle, nelle spalle rispetto alle scapole e delle spalle rispetto alla zona lombare. Quindi il fatto di fare questi esercizi, anche se preso in prestito, ora in questo caso mi servono con un altro scopo, quello di prendere coscienza del muscolo, di sapere come lavora, di prendere coscienza di come deve stare la spalla durante l'esercizio e quindi indirettamente trasferire questa presa di coscienza su altri esercizi, come potrebbe essere la posizione della spalla durante l'esecuzione della panca piana. A proposito, questa settimana due volte mi hanno chiesto come deve essere la spalla durante l'esecuzione della panca piana e prossimamente ci sarà anche un video su questo. Quindi, riassumendo, sessione 3, riscaldamento, parleremo successivamente del riscaldamento, plancia orizzontale, plancia verticale, plancia su due cubiti, sempre tripla attivazione, sempre allineamento corretto della schiena, sempre la respirazione corretta, presa coscienza di questa zona centrale del corpo, presa di coscienza degli schemi motori di base che saranno trasferiti sugli esercizi, lavoro aggiuntivo della cuffia dei rotatori, per poi passare alla fase di muscolazione. La parte tecnica è migliorata moltissimo, piccole cose da sistemare, allineamento corretto, rispettare determinate curve fisiologiche, piccole correzioni tecniche, ma la presa di coscienza aumenta, la propriocezione aumenta, il feedback, c'è un feedback positivo, quindi tutto sommato va bene, la risposta è positiva e che dire, ci vedremo al prossimo video. Ciao. Ci vedremo al prossimo video. Ciao!